Ciao ragazzi, io sono Red e oggi battiamo il ferro finché è caldo. Come avete visto dal titolo, parliamo e rispondiamo a il video, l'estratto di live, perlomeno, immagino fosse su Twitch, che Marco Croissant89 ha fatto su il mondo del software. E faccio una premessa, tendenzialmente non facciamo questo genere di video, l'ha detto anche Enrico, siamo sempre stati noi nel mondo del software, siamo sempre fatti i cazzi nostri, detto come va detto, non siamo mai andati a rompere i coglioni a nessuno e né tantomeno non ci siamo mai permessi di andare a criticare le scelte di altre persone, in quanto il software è uno sport fatto da persone a cui piace fare e provare determinate emozioni, e non capisco perché si debba andare a criticare in maniera più che altro spiacevole, perché le critiche costruttive fanno, secondo me, piacere a tutti, in questo modo appunto uno sport che per molti di noi è importante, soprattutto che uno non conosce, perché penso che per criticare qualcosa tu debba almeno conoscerlo e non parlare per sentito dire o parlare per luogo comune, che penso sia una delle cose più imbecilli e stupide che si possono fare. Quindi banda alle ciance, ciance alle bande, io ovviamente avrò il video qua sotto, me lo starò guardando, voi l'avrete di fianco allo schermo e partiamo. Vieni a fare software con noi? Cos'è? Okay. Praticamente abbiamo i fucili finti, ci vestiamo da militari e ci spariamo. Chi è che per descriverti il software ti dice un lavoro del genere? Nessuno. Nessuno. E vi fate male? No, sono palline di plastica. Ma come sono palline di plastica? Ma che vuol dire? Certo, mica ci possiamo ammazzare. Allora, praticamente abbiamo trovato un complesso abbandonato, un ospedale abbandonato, e combattiamo là. E come fa uno a capire se uno viene... Sorvolando il fatto che ci sono campi adibiti al software in cui si può giocare legalmente e campi dove non puoi giocare. Quindi se lui conosce degli imbecilli che comprano il fucile su Amazon, non hanno idea di come si giochi e gli dicono vieni con noi in mezzo al bosco su per la campagna che ci spariamo, che se poi arrivano i carabinieri ci fanno un buco del... Se lui sapesse un minimo come funziona il mondo del software, questa cagatina qua che ci ha messo dentro neanche l'avrebbe detta. Uno viene colpito. Quando uno viene colpito deve dire colpito e se ne va. Ma siete pazzi? Questo è essere pazzi? Questo è stare rincoglioniti? No, è qualcosa che non va. Quanto costa il fucile? Dipende. Certo, perché sono un coglione e non mi faccio le domande prima di volere risposte. Da cosa dipende? Se lo vuoi analogico o elettronico? Cerco di fermare il video il meno possibile perché sono delle robe che neanche vi sto a spiegare, che sono delle cagate, ok? Il fucile analogico o elettronico, il fucile non è una videocamera, non è che c'è quella pellicola che è analogica e c'è quella che invece è elettronica, allora è elettronica, cioè non funziona così. Quindi non sa di cosa sta parlando questa persona. Tra l'altro ci metto dentro anche la parte dove dice ma come fai a sapere che t'han colpito? È un gioco che si basa sul fair play, sull'essere sinceri. Poi chiaro che, come giustamente ho sentito che ha detto anche Enrico, c'è della gente che comunque gabbola. Perché in qualunque tipo di sport c'è la gente che fa il furbo. Il calciatore si butta per terra e fa finta di essersi fatto male. Quella pallanuoto picchia sott'acqua l'altro. Se tu lo trovi il modo di gabbolare in qualunque sport. Quanto costa un fucile elettronico? Guarda, aspetta che te ne faccio elettrico. Vedere uno su Amazon, aspetta, 189€. €189, però tu metti praticamente tutte le palline e le spara da solo, non c'è bisogno che carichi. Queste pause. Posso riassumere un po' quello che stiamo dicendo e tu mi dici sì? Ok, allora. Stiamo a sentire. Tu ti compri dei vestiti da militare, non sei un militare, dei fucili finti, non hai il porto d'armi e spari ai tuoi amici. Allora, partendo dal presupposto che ogni sport ha i suoi prezzi. Se volete sciare, per sciare 4 mesi all'anno per gli sci spendete un'ira di Dio. Se volete fare scherma, la spada, che è una spada da scherma, che in realtà non è che faccia chissà che cosa, la pagate quello che la pagate. È così. Per andare in palestra pagate quello che pagate per utilizzare i macchinari. Se vi volete comprare i macchinari per allenarvi in casa pagate un determinato prezzo. Chiaro è che se a me non interessa un cazzo sciare e mi dicono spendi €300 per degli sci, io dico, no, li spendo in qualcos'altro e mi compro un fucile da software. Senza parlare poi del fatto che riassume tutto il nostro ambarabam di cose e dice che per avere il fucile da software non hai il porto d'armi, quindi cosa lo usi a fare? Ma ragazzi, perché quando andate a comprare un arco ci vuole il porto d'armi? No, peccato che però l'arco, volendo, fa molto più male di un fucile da software. Di cosa stiamo parlando? Mi sto incazzando troppo, devo rimanere più calmo, dici? No, ci incazziamo di più? Spacchiamo sì. Tutto adesso.
Loro se vengono colpiti devono dire colpito, ma possono mentire? No, nel senso possono? Sì, ma non si può. Che succede? Gli tagliate la gola se lo fanno? Che no, però ci incazziamo. Siamo tutti violenti. Vabbè, continuo prima che mi incazzo io. Quando gli altri della squadra... Marco, scusami, cosa cazzo ti devi incazzare a fare? Me lo spieghi? Ti vengo a prendere a casa e ti porto a giocare nel mio campo da softer? No. La squadra vengono tutti colpiti, la squadra vince. Sì. Cosa vince? Anche qua. Allora, il softer ha 250.000 tipologie di game diverse. Cosa vince? Che ha vinto quel giorno. No, cosa vince? Niente. Magari a volte ci giochiamo soldi. Tipo quanto? 10 euro. A testa? Sì, minchia. Quanto ti compri? 3 pizze, tipo. Ci giochiamo su cos'è il poker? Ma che cazzo... Chi è che va a giocare a software si gioca dei soldi? È per sentirci che stiamo facendo qualcosa da soldato, no? Senti, non pensi che la paura di morire è la... voglia che devi veramente ammazzare tu prima una persona della guerra, penso che sia questo che carburi la guerra e i soldati, sia la vera sensazione che manda avanti quelle cose là e che non potresti mai ricreare durante il soft air perché non muore nessuno. Partendo dal presupposto che la guerra vera è sbagliata ed è terribile, ok? Quello che facciamo nel mondo del software non è cercare di ricreare, o perlomeno non è andare a ricercare la violenza o le sensazioni della guerra vera per quanto riguarda il terrore e il dolore. Quello che noi andiamo a rievocare quando giochiamo a software è la sensazione che ti dà il film d'azione, che ti dà il videogioco. Ovvero prendiamo un qualcosa che è eticamente sbagliato, come la guerra, togliamo l'elemento più negativo di esso, ovvero il io devo uccidere te, e trasformiamo il io devo uccidere te per primo in io devo fare gol prima di te. Colpire una persona nel software non è altro che fare punto, è l'equivalente di tirare il pallone nel canestro, è l'equivalente di colpire quello che gioca a scherma con la punta della spada, è la stessa identica cosa. Ed è da imbecilli pensare che noi ci mettiamo il costumino da soldato, prendiamo il fucile e andiamo là per dire ah cazzo devo ammazzare prima di... Quello lo fanno gli invasati. Noi ricreiamo una situazione di guerra e rendiamo qualcosa che in altri modi sarebbe negativo, doloroso e brutto un gioco, senza la convinzione di voler fare del male a nessuno. Poi chiaro che se Marco Croissant, se Marco Croissant va a giocare con 4 imbecilli e ci è andato una volta, questi 4 imbecilli sono 4 imbecilli che quando vanno a giocare hanno delle idee sbagliate, ma lo fanno nel loro proprio, a me dispiace per Marco, ma non è mica colpa del mondo del software. È che mi sembrate dei coglioni del cazzo, proprio mi sem... No, ma nel senso, mi sembrate... Proprio fate schifo. Non penso ci sia niente di peggio di voi. Non penso... Ostia. Che ci sia niente di più stupido di fare finta... di fare la guerra, ed è un po' quello che facevano i bambini quando si compravano... Anche lui fa finta di essere famoso, però io non gli vado a rompere i coglioni, no? Le spade gonfiabili da piccoli, con la differenza che adesso con le spade gonfiabili fanno poco male e costano 189 euro. Quindi sono meglio i bambini di voi. I bambini sono veri rievocatori di guerra. Esatto. Allora, vabbè, penso che adesso abbia concluso questa mini parte del suo discorso. I bambini sono dei rievocatori di guerra più migliore, appunto, no? Che poi vedi, a sentire la gente che non sa parlare italiano, poi comincia a non parlare italiano neanche tu. Devo tagliarle, queste cose non le posso mettere. Dissing. I bambini sono rievocatori di guerra più giustificati degli adulti, perché c'è gente che ha 23 anni come me, c'è gente che ne ha 35. È un argomento talmente stupido, questo che i bambini sono più giustificati, sono rievocatori di guerra, come se noi volessimo fare i rievocatori di guerra o esaltassimo la guerra, migliori del softgunner normale. Perché il softgunner normale capisce un cazzo, sostanzialmente, ed è lì che fa finta di spararsi dei pallini con delle persone. Il software è molto di più di questo. Nel software devi imparare un sacco di cose, devi stare attento a un sacco di cose per
poterci giocare come devi. Devi imparare a comunicare con il team, devi imparare a muoverti con il tuo team, devi imparare come imbracciare un fucile, devi imparare come imbracciare una pistola, devi imparare quando è sicuro sparare, devi imparare come riporre le armi, devi imparare come trasportarle, devi imparare a stare attento a un sacco di cose. E una persona non responsabile non dovrebbe giocare a soft air. Quindi il soft air è molto più di quello che dice lui, ma soprattutto il soft air è per le persone a cui piacciono le armi. È un oggetto, alla fin fine questi sono oggetti. A me questo oggetto piace perché, per come sono fatto io, mi piace. E a me questo genere di cose piacciono. Se a te non piacciono le armi e trovi che sia sbagliato possederle, sono d'accordo. Soprattutto se è illegale, ma questo è un altro discorso. Però sono d'accordo se tu dici a me le armi non piacciono, quindi aborro l'utilizzo anche per finta di queste cose. Ci sta, è capibile. Sapete quanti genitori ti dicono non vogliono comprare il fucile anche finto al figlio, perché comunque lo capisco. Ma il punto non è fare male agli altri, il punto non è che come i bambini che sono piccoli vanno in giardino e si danno delle bastonate sulle nocche delle dita e poi dopo vanno a piangere dalla mamma. Sono due mondi completamente opposti e hanno due ideologie completamente diverse che questa persona sta mischiando e anche sputando merda sopra senza conoscere niente dell'argomento di cui parla. sì, vinco sempre io. Gli ho spaccato il culo, non so se avete... Ditemi delle persone con cui parlare che gli spacco il culo, ditemelo. Ditemi tutto quello che volete. Non credi... È difficile spaccare il culo delle persone se non hai conoscenza dell'argomento di cui parli. Cercherò di fare... controbattute giuste. È che penso che quelli là che fanno soft air non possano dirmi un cazzo. Vedi che attività fisica. Lo so, ma vado in palestra, non sparo i pallini di plastica a grande velocità così ti fa un pizzicotto. Ma senti, se ti entra nell'occhio... Non deve succedere, devi avere gli occhialini. No, non chiedo questo! E qui arriviamo al punto più divertente e l'apice comico della comicità di Marco Croix. Urlare cose senza senso in risposta, che penso sia poco sotto la scimmia che si gratta il culo e si annusa la mano e sviene. Smetti di ridere. Ok, ricapitoliamo di nuovo perché abbiamo perso un pezzo importante. Se ti entra un pallino finto in una guerra finta con amici finti che stanno facendo i finti soldati, tu puoi veramente perdere un vero occhio che comanda il vero senso della vista? Sì. Allora è finita. E chi fa scalata? E chi fa scherma, che deve girare con le protezioni anche sulla punta delle dita? E chi fa rugby? Comunque Marco, di solito prima di parlare di un argomento bisognerebbe informarsi. Non c'è nessun rischio di perdere gli occhi a meno che non infrangi le regole principali del soft air. È tutto regolarizzato, ci sono assicurazioni e non si fa niente a caso. Se poi tu preferisci dare spettacolo parlando di cose a caso che non conosci, giusto per intrattenere quello, meno informati di quelli meno informati di te, allora stai facendo un ottimo lavoro. In più l'ho letta malissimo, quindi mi rendo anche un analfabeta del cazzo e vinci tu automaticamente. Quindi sono serio. È serio. Ma? Ti garantisco che se avessi qua vicino a me una persona di soft air, farei finta di portargli rispetto, così da ascoltare le cose che ha da dire. Ok? Ok. Ma in teoria hanno gli occhialini. Sì. Litighiamo perché ho insultato quelli là che sparano con le palline finte. Litighiamo. No, basta, taglia, non le possiamo dire queste cose. Bene, video è finito e parliamo. Parliamo in maniera costruttiva, magari, no? Perché finché uno vuol fare del dissing, le visualizzazioni le prende. Parla in maniera costruttiva è un pochino più difficile. E noi ci vediamo settimana prossima con il video della stanza. Stay angry. Mi dissocio.